Wow, questo viaggio è stato fantastico. Peccato che sia già finito. Anche io avrei voluto continuare a esplorare nuovi siti con te, ma abbiamo il nostro canale a cui badare. Già, è ora a casa. Spero solo di trovare tutto a posto. E come no? Ti aspettano i piatti da lavare, mobili da spolverare. E mi raccomando alle mie camicie. Ai 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 ah, molto spiritoso. Lo sai che arriva continuamente della posta sul nostro canale. Spero solo di non trovare qualche brutta sorpresa. Spero di no. Ma il capo, durante la nostra assenza, avrà provveduto a gestire tutto quanto. Sì. Piuttosto ti piace la mia nuova texture? L'ho trovata in un sito neozelandese. È fantastica, tesoro. Ti fa sembrare più magra. Stupido. Oh, finalmente eccoci qui. Ma... Cosa c'è? Ti è andato un bit di traverso? Ma no. Piuttosto, guarda quanti messaggi. Ma è normale che siano arrivati dei post in nostra assenza. Sì, ma quello che non è normale è il contenuto di alcuni di questi post. Sì. Sì. Hai ragione. Vi sono dei messaggi senza senso? Altri dal contenuto violento, o pieni di rancore politico? È tipico di molti umani. Ad un certo punto della loro esistenza biologica scelgono o vengono indotti ad appartenere ad una tribù, sia essa politica, ideologica o sportiva. Si chiudono nelle loro certezze e nella confortante consapevolezza di stare dalla parte dei giusti. È vero. E chiunque non stia dalla loro parte, viene visto come un nemico. Ma mi domando come sia possibile che creature così evolute, tanto che tra loro vi sono i creatori del nostro universo, cioè Internet, possano cader preda dei tranelli della loro mente? Questo succede perché non hanno abbastanza fiducia nell'indipendenza della loro mente. Credono che avere dubbi sia un segno di debolezza, quando è proprio il dubbio che è all'origine della voglia di scoprire, di conoscere. E anche di amare. Piccola mia. Che discorsi seri stiamo affrontando. Purtroppo una mentalità cementificata da certezze e da sicurezze incrollabili non li potrà mai capire pur con tutta l'intelligenza di questo mondo. Hai ragione, caro. Per fortuna che ci sei tu che mi capisci. Ed io sono onorato di averti al mio fianco. Ho notato, per fortuna, che al nostro capo scrivono anche persone ironiche e intelligenti. C'è in particolare una ragazza che si chiama Marzi 70 e che scrive dalla Germania. È molto saggia, simpatica e generosa. Ed è anche una bellissima donna. Che c'è? Ricominci a fare il pappagallo? Io ti spenno, sai? No, no. Per carità, tesoro mio. Lo sai, quando parlo così è per interpretare il pensiero del capo. Eh sì. Chissà perché a me non chiede mai di farlo. Boh. Forse perché è un uomo, e certi suoi pensieri espressi da te sarebbero ridicoli, no? Vabbè, vabbè, lasciamo stare. Spera solo che io non intraprenda una relazione con Flaus o con qualche altro bel ragazzo amico del nostro capo. Va bene, mia signora. Obbedisco. In ogni caso, vi ringraziamo tantissimo per tutti i bei messaggi che ci mandate, siano essi affettuosi, amichevoli, o anche polemici nei confronti del nostro canale. Già, siamo felici di scambiare le nostre idee con tutti, e siamo aperti anche a qualunque critica. Solo una cosa volevamo dire a tutti quelli che ci scrivono insulti. Di quel che scrivete o pensate, a noi non ce ne frega niente. Ci vediamo presto. Ciao.